Caterina, Mikita e Oleg, assieme all'allenatrice Anastasia Zemliana, sono arrivati a Chieti domenica scorsa. I ragazzi, tutti giocatori di pallamano, hanno 16 anni, sono fuggiti da Vyshgorod, città dell'Ucraina situata a circa 20 km più a nord della capitale Kiev. Un viaggio il loro lungo 2300 km per fuggire dagli orrori della guerra e giungere fino alla casa della pallamano, il centro tecnico federale della città abruzzese. L'Abruzzo, per la verità, lo conoscevano già, avevano partecipato alla Interamnia World Cup a Teramo. Lì Eugeni Nikolajevic, padre di Anastasia e allenatore molto noto in Ucraina, aveva conosciuto Fabrizio Quaranta, il rappresentante federale della Conferenza delle Regioni. Da lì il primo contatto e la richiesta di aiuto, poi un viaggio lunghissimo, infinito, in pullman fino a Trieste, prima di arrivare in Abruzzo. Ospitati tra l'hotel Iacona e il Campus X, sempre a Chieti, Caterina, Mikita e Oleg hanno ripreso ad allenarsi nella casa della pallamano. I ragazzi con il Campus Italia, la ragazza con le coetanee della pallamano Chieti. Tutti e tre sognano un futuro da giocatore di pallamano e sperano in un domani, il più vicino possibile, in cui ritrovare il sorriso. Siamo molto contenti che il nostro movimento, il movimento da pallamano italiano, abbia aperto le porte a non solo qui al centro federale, ma abbiamo saputo di altre realtà sul territorio italiano, e questo ci fa onore. Sono ragazzi che hanno voglia di serenità, voglia di ridere, anche se lo fanno con gravi difficoltà. Li abbiamo integrati nel gruppo del centro federale, quindi hanno subito imparato nel loro linguaggio universale, che è quello dei giovani, ed è una cosa molto positiva.